Qualcuno sa addirittura cantare. Tutti però sono eccezionali, soprattutto nel manifestare il loro affetto. Sono i cani che vivono a Napoli. Qui spesso fanno notizia solo i pitbull ed i combattimenti. Ma a Napoli ci sono anche molte altre storie di cani e sono proprio queste che vi vogliamo raccontare. Ma Napoli è la capitale mondiale dell'arte di arrangiarsi. Ma come vivono i cani a Napoli? Che futuro si prospetta? Questa è la cuccia di Sasà, quella invernale. Quando piove, sta là dentro. Sta caldo e sta fuori dall'acqua. Un amore morboso. Rappresentano l'aria che io respiro per me. Ma qualche volta la fantasia della gente riesce persino a rimediare alle carenze strutturali della città. La Campania è la regione italiana col maggior numero di cani randagi. Sono 130.000, uno su tre. Anche qui a Napoli sono molti i cani randagi. Anche in piazza Plebiscito, in centro, tutte le mattine qualche signora porta da mangiare ai cani liberi. A Luna, che vive nel centro storico, la gente ha anche messo la cuccia in strada e ha appeso un divieto di sosta, perché le auto devono lasciare libero il passaggio. Anche le forze dell'ordine hanno il loro cane, napoletano al 100%, lo hanno chiamato Maradona. Di giorno sta sempre con i poliziotti e si alza solo per seguire gli uomini in divisa. Poi, tutte le sere, va a dormire in questura. Anche molti ospedali hanno il loro cane. Titti, ad esempio, vive al San Gennaro, nel rione Sanità. Vorreste un altro cane? No. Perché? Perché? Ma che ti tratta bene, non ci soffri. Cioè, soffrite quando vi vengono a mancare. Però adesso che... Ma adesso faccio... si può piacere, no? State tranquilli, no? Ma quanto alla fine siamo loro debitori. Grazie del bacio, Elettra. Grazie.